Ciao a tutti, la spiegazione di oggi è quella della piantina del cappero. Per realizzarla dobbiamo preparare il fiore, il pistillo, poi c'è anche il calice, poi dobbiamo preparare i capperi, il coccuccio e le foglie che sono di due grandezze diverse. L'occorrente per realizzarlo è il cotone numero 20 e numero 10 il verde. Per tutti e due utilizzo l'uncinetto numero 12 1.0. Poi serviranno anche delle forbici, il filo di ferro zincato che ha lo spessore di 0,45 mm, servirà anche il filo di ferro plastificato per realizzare gli steli, le pinze che ci aiuteranno a modellarlo e a tagliarlo e un po' di ovatta per fare le imbottiture. Allora, comincio subito col dare la spiegazione del fiore. Dobbiamo fare 5 catenelle, e chiuderle in cerchio. Il primo giro facciamo all'interno del cerchio 12 punti bassi. E 12. Il secondo giro, questo lo tagliamo. Il secondo giro facciamo 3 catenelle per sostituire il primo punto alto. Quindi facciamo in un punto dobbiamo fare 3 punti alti. Nel punto successivo facciamo 2 punti alti. Nel prossimo punto 3 punti alti. Dobbiamo lavorare in 3 punti il primo petalo. Poi giriamo il lavoro. Facciamo le 3 catenelle per sostituire il primo punto alto e qui dobbiamo fare 2 punti alti doppi in un punto per 6 volte. Dopo i due punti alti doppi in un punto per 6 volte, facciamo l'ultimo punto alto. Il prossimo giro dobbiamo fare, giriamo sempre il lavoro, 2 catenelle per sostituire una mezza maglia alta e quindi in un punto dobbiamo fare 2 mezze maglie alte, poi 3 punti alti. Poi facciamo un punto alto doppio, 2 punti alti doppi in un punto, poi facciamo un punto alto doppio e un punto alto triplo in un punto. Nel punto successivo facciamo un punto alto triplo e un punto alto doppio, sempre nello stesso punto. Poi 2 punti alti doppi in un punto, un punto alto doppio, 3 punti alti. E 2 mezze maglie alte in un punto. Adesso dobbiamo scendere con dei punti bassissimi sino al giro dei 12 punti bassi. Quindi mentre scendiamo cerchiamo di prendere ogni punto. E nei 3 punti successivi rifacciamo un altro petalo uguale. Totale di petali dobbiamo farne 4. Quindi rifaremo all'inizio 3 punti alti in un punto,
2 punti alti in un punto, 3 punti alti in un punto, poi si gira a lavoro e si rifanno gli stessi giri uguali. Una volta terminato, questo dobbiamo fermarlo dietro. Abbiamo realizzato il fiore. Adesso prendiamo il cotone viola e dobbiamo preparare il pistillo che sta al centro del fiore. Su tre dita dobbiamo avvolgere il cotone per una quindicina di volte. Ok, dobbiamo fare una piccola matassina. La fermiamo un attimo, poi prendiamo il filo di ferro zincato, eccolo qua, e ne tagliamo un pezzo che ci servirà per fare il gambo di unione del cappero, del fiore, scusate. Adesso la matassina dobbiamo posizionarla al centro del filo di ferro. La pieghiamo a metà così. Poi, aiutandoci con la pinza, pressiamo per fermarla e attorcigliamo su se stesso il filo di ferro per un centimetro circa. Così. Poi questa va tagliata. Adesso sempre con le forbici va un po' modellata. E poi questo va inserito all'interno del fiore. E adesso andiamo a preparare il calice. Quindi prendiamo il cotone verde, facciamo 5 catenelle da chiudere in cerchio. All'interno del cerchio, primo giro, dobbiamo fare 12 punti bassi. Poi il secondo giro. Facciamo 6 catenelle e in queste 6 catenelle dobbiamo fare un punto basso, una mezza maglia alta, un punto alto, 2 punti alti doppi, 3 Poi saltiamo 2 punti base e ripetiamo uguale per un totale di 4 volte. Terminate le punte del calice. Questo adesso va fermato dietro.
E poi va posizionato sopra il fiore, così. Quello che dobbiamo fare ora è ricoprire il piccolo gambo di unione con il cottone, quindi ci lavoriamo attorno le catenelle. Ne lavoriamo un pezzetto così. Facciamo le catenelle una volta a destra, una volta a sinistra dello stelo. Poi quando ne abbiamo fatto un pezzettino, lo abbassiamo fino al calice perché va ricoperto tutto. Vediamo. Sì, abbiamo raggiunto. Questo adesso va fermato. Un'altra volta qua. E quello che c'è in più si taglia. Ecco, allora quello che vado a fare io adesso è un altro paio di fiori e poi prepariamo i capperi. Allora, una volta che abbiamo realizzato i fiori, adesso per fare i capperi ci serve sempre il cotone verde e dobbiamo fare 4 catenelle. Nella prima di queste 4 catenelle facciamo 9 punti alti. Totale sono 10 perché contiamo le prime 3 catenelle come un punto alto. Cinque. Nove e 10. Il prossimo giro facciamo 2 catenelle, poi 2 punti alti chiusi assieme. 2 catenelle e un punto bassissimo. Un punto bassissimo, un punto bassissimo nel punto successivo. 2 catenelle, 2 punti alti chiusi assieme. 2 catenelle e un punto bassissimo. E abbiamo realizzato il cappero. Questo adesso lo fermiamo. Vediamo se riusciamo a prenderlo così. Adesso prendiamo il filo di ferro zincato, gli tagliamo un pezzetto perché dobbiamo fare il gambo di unione del cappero.
In questo caso prendiamo un po' di ovatta. E la sistemiamo al centro del filo di ferro. Poi, aiutandoci con la pinza, lo teniamo fermo, come abbiamo fatto per la matassina del pistillo, attorcigliamo il filo di ferro su se stesso per 1 cm circa, anche qua. Così. Questo si modella sempre un po' con le mani, se poi vediamo che ce n'è tanto, si taglia. Adesso cerchiamo di inserirlo qua, vediamo se il passaggio è libero. Lo tagliamo ancora un pochino. Lo modelliamo un po' con le mani, dobbiamo chiuderlo all'interno in questo modo così. Ok, adesso preparo qualche altro cappero e poi i gambi di unione vanno ricoperti di cotone come abbiamo fatto per quello del fiore, lavorandoci attorno le catenelle. Dopo i capperi, dobbiamo preparare il cucuncio, che sarebbe il frutto del cappero. Quindi riprendiamo il cotone verde. Dobbiamo fare 4 catenelle. Nella prima di queste 4 catenelle facciamo 9 punti alti, 10 totale. Il primo giro, punti alti, adesso dobbiamo farne 15. Quindi faremo un aumento ogni 2 punti. Quindi facciamo un punto alto e nel successivo ne facciamo 2. Un punto alto e nel successivo 2 per tutto il giro. Poi anche il secondo giro dobbiamo fare 15 punti alti. Il terzo giro dobbiamo lavorare 2 punti alti chiusi assieme per tutto il giro. Quindi facciamo 2 punti alti e li chiudiamo assieme. Nuovamente 2 punti alti e li chiudiamo assieme per tutto il giro. Adesso, prima di chiudere il terzo giro, prendiamo il filo di ferro zincato, lo tagliamo un pezzo, prendiamo anche un po' di ovatta, lo come abbiamo fatto per il cappero, lo avvolgiamo al centro. Sempre aiutandoci con la pinza, lo pressiamo e poi torcigliamo il filo di ferro su se stesso per 2-3 cm. Il gambo di unione di questo frutto è un pochino più lungo. Così va anche bene. Modelliamo sempre un po' con le mani e poi lo inseriamo all'interno.
Adesso chiudiamo il terzo giro. Facciamo punto alto. E richiudiamo assieme. Poi, prima di iniziare il quarto, inseriamo ancora un po' di ovatta, poco per volta. Finché ci rendiamo conto che è bello pieno. Il quarto giro dobbiamo fare nuovamente due punti alti chiusi assieme per tutto il giro. Prossimo giro facciamo solamente due punti bassissimi e chiudiamo il lavoro. Modelliamo sempre con le mani per dare la forma. Come abbiamo fatto per gli altri gambi di unione, adesso andiamo a ricoprire anche questo piccolo gambo, sempre lavorandoci attorno alle catenelle. Allora, abbiamo realizzato il frutto, i capperi e il fiore. Quello che dobbiamo fare adesso sono le foglie. E incominciamo dalle foglie piccole. Dobbiamo fare 10 catenelle. In queste 10 catenelle facciamo un punto basso, una mezza maglia alta, poi due punti alti in un punto, poi facciamo tre punti alti doppi, due dopo i tre punti alti doppi facciamo nuovamente due punti alti in un punto, una mezza maglia alta e un punto basso. Da quest'altro lato facciamo lo stesso lavoro. Facciamo un punto bassissimo qui. Questo lo tagliamo e prendiamo il filo di ferro zincato e ne tagliamo un pezzo che faccia il giro completo della foglia più qualche altro centimetro. E lo inseriamo alla foglia lavorandoci attorno i punti bassi. Facciamo il giro completo della foglia. Dopo arriviamo a questo punto, dobbiamo attorcigliare il filo di ferro su se stesso per mezzo centimetro circa. Dobbiamo fare il piccolo gambo di unione della foglia che andrà ricoperto con il cotone. Quindi facciamo un punto basso qua e poi lavoriamo le catenelle attorno.
Anche questo lo fermiamo qui. Adesso prepariamo la foglia un pochino più grande. Per la foglia più grande, catenelle, dobbiamo farne 15. Dieci e 15. Nelle 15 catenelle facciamo un punto basso, una mezza maglia alta, due punti alti in un punto, 8 punti alti doppi. Tre, cinque, sette, e otto. Poi facciamo nuovamente due punti alti in un punto. Una mezza maglia alta e un punto basso. E da quest'altro lato rifacciamo lo stesso lavoro, uguale. Anche per la foglia grande dobbiamo tagliare un pezzo di filo di ferro zincato, inserirlo ad essa lavorandoci attorno i punti bassi. Fare il piccolo gambo di unione e ricoprirlo col cotone. Quindi adesso facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto per la foglia piccola. Quindi abbiamo fatto la foglia grande e anche la piccola. Per realizzare lo stelo completo, adesso io vado a preparare qualche altra foglia grande e qualche altra foglia piccola. Così poi faccio vedere tutto come allacciare. Allora, una volta che abbiamo preparato tutto, quello che dobbiamo fare adesso è preparare lo stelo. Quindi prendiamo il filo di ferro plastificato e ne tagliamo un pezzo, adeguato al lavoro che stiamo realizzando. Una punta la curviamo per due volte a formare un nodino. Poi, subito sotto il nodino, allora queste sono grandi, subito sotto il nodino dobbiamo allacciare insieme le foglie piccole e i capperi. Quindi allacciamo adesso una foglia piccola, tagliamo quello che c'è in più e vicino allacciamo anche un cappero. Poi prendiamo le pinze e dobbiamo appiattire queste puntine. A distanza di 1 cm circa, continuiamo ad allacciare le foglie piccole e i capperi.
Dopo le foglie piccole e i capperi, dobbiamo continuare ad allacciare tutto, quindi allacceremo i fiori con le foglie grandi e il coccuccio, sempre distanziati da 1 cm circa. Facciamo lo stesso lavoro, sì. Una volta che abbiamo allacciato il tutto, questi adesso dobbiamo tirarli su per poter ricoprire lo stelo. Sempre dobbiamo lavorarci attorno le catenelle, come abbiamo fatto per i gambi di unione. Quindi riprendiamo il cotone verde e cominciando dalla cima qua lo ricopriamo tutto tranne un pezzetto così che tanto andrà inserito all'interno del vaso e quindi non è ri necessario ricoprirlo. Anche questo va fermato. Poi, prima di sistemare tutto e modellare con le mani, quello che dobbiamo fare ora è ricoprire il nodino. Quindi per farlo facciamo una piccola cupolina e dobbiamo fare 4 catenelle. In queste 4 catenelle facciamo un totale di 10 punti alti. 4 8 e 10. Chiudiamo il lavoro e teniamo il cotone un po' lungo perché va cucita allo stelo. Quindi prendiamo l'ago. Posizioniamo sopra il nodino. Ancora un paio di punti. E poi questo lo fermiamo all'interno. Adesso possiamo modellare tutto con le mani. Questi vanno posizionati così. Il cocuncio invece dobbiamo dargli una forma un po' curvata, così in questo modo. Sistemiamo anche i fiori.
Naturalmente il mio adesso è un piccolo esempio che voi potete modificare e personalizzare. Io, come sempre, spero di aver spiegato tutto al meglio. Auguro buona creazione a tutti e al prossimo video. Ciao!